The Snap non è l'unico podcast prodotto da Handle Magazine in collaborazione con The Cutting Edge. In tutto sono ben 9. Scusate il disturbo, tutto quello che volete sapere sulla NFL. Cool Bueno, il podcast color acqua e arancio dedicato ai Miami Dolphins. Scusate il college football, vi porta nel variopinto mondo della NCAA. Handle Classic, la storia del football dalle origini ai giorni nostri. The Drive, con protagonisti tifosi delle squadre NFL che si sfidano a suon di domande. Scusate il pronostico, per pronosticare divertendoci le partite NFL. Podcast verso il draft, per scoprire i nuovi talenti che entreranno nella Lega. Handle Breakfast, dove cerchiamo di dar vita a storie e personaggi del passato. Trovate tutti i nostri podcast sui migliori aggregatori, Spotify e Apple Podcast in primis, sul sito di Handle Magazine e su quello di The Cutting Edge. Lo snap nel football è un movimento rapido e veloce e deve immediatamente arrivare a destinazione. The Snap è un podcast di Handle Magazine in collaborazione con The Cutting Edge Radio. Io sono Luca Rossi e oggi a The Snap parliamo di Undrafted. Il draft NFL ha raggiunto dei livelli notevolissimi. Li ha raggiunti negli anni, anzi a voler dire anche negli ultimi lustri. Siamo passati da un evento quasi pensato al chiuso o comunque non fruibile anche visivamente da tutti, a qualcosa che riempie le pagine dei giornali, delle discussioni nei bar, nei podcast ad essi dedicati e anche all'interno delle chat che per un paio di mesi o forse in realtà quasi per tutto l'anno coinvolge emotivamente tutti noi appassionati dello sferoide prolato. I ragazzi, anche alle nostre latitudini del fantastico podcast prima del draft, ci accompagnano nelle settimane antecedenti l'evento alla conoscenza di alcuni ragazzi che possono diventare poi i nostri idoli tra i pro. E poi l'evento draft si tiene davvero. E ormai da qualche anno è itinerante, non si tiene più solamente a New York, e il meccanismo e l'hype attorno ad esso raggiunge picchi, come detto prima, senza eguali. La NFL, anche in questo caso, è riuscita a creare un evento clamoroso. Dalle scelte al primo giro al coinvolgimento di terze parti, magari solo ad annunciare una scelta al quarto o al quinto giro. Miami, per esempio, fa annunciare una delle ultime scelte attraverso un concorso durante l'anno, che decreta il tifoso più meritevole, ma anche altre squadre hanno in atto meccanismi similari. Dicevamo che poi il draft arriva davvero e le scelte si susseguono tra stupori dei presenti, tra trade up, tra trade down, meccanismi anche se vogliamo politici interni che variano naturalmente squadra per squadra, esigenza per esigenza, eccetera, eccetera. E così i nomi man mano vanno via l'uno dopo l'altro, la prima scelta, poi la seconda e via via poi finisce il giro, si arriva al secondo round il giorno dopo, poi il terzo e così via. Ma quando finisce il draft si è pronti verso nuove storie di sport, verso le prediction di come impatteranno quei giocatori delle squadre. È tutto molto piacevole, si parla di qualcosa che riempie le nostre giornate, anche perché il campionato è naturalmente fermo, mancano ancora diverse settimane, diversi mesi, quindi tutto sommato questa cosa ci tranquillizza. Poi, però, esiste tutta un'altra storia e tutta un'altra narrativa riguardanti i giocatori che al draft nessuna squadra se li è filati. Per dubbi tecnici, comportamentali, magari perché la loro storia di infortuni raccomandano prudenza, oppure semplicemente perché non si reputa sia abbastanza forte quel giocatore da essere chiamato con delle scelte ufficiali. Ma dato che nella vita e nello sport la speranza è sempre l'ultima a morire, si apre per molti quel misterioso, se vogliamo, capitolo che pare essere un momento quasi laterale di questo sport, quasi come se fosse una parentesi o un'esclamazione da sussurrare quasi sottovoce. E questo nonostante sia importante quanto un draft, o quasi. Arriva il momento in cui le squadre scelgono quei giocatori che poi verranno per tutta la loro carriera etichettati come undrafted. Di norma, una volta che l'ultimo giorno del draft si conclude mettendo il punto definitivo con la scelta del Mr. Irrelevant, ecco che il sabato pomeriggio c'è una corsa da parte delle squadre per ingaggiare i migliori ragazzi non selezionati rimasti, con ciascuna squadra che si affretta in modo quasi ingordo, quasi in modo furioso, a riempire gli ultimi posti nel proprio roster.
E per questi ragazzi ciò può effettivamente funzionare anche a loro favore, perché significa che possono firmare con la squadra di loro scelta. Potrebbero anche ottenere un modesto bonus alla firma per buona misura se la squadra che ti richiede è particolarmente desiderosa di ottenerti. D'altra parte però possono firmare solo un contratto di 3 anni, anziché i soliti 4 anni, per chi viene scelto al draft, e diciamo devi lavorare un po' di più per farti notare. Nel complesso però le squadre finiscono sempre per portare una manciata di undrafted nel roster dei 53, più altri in practice squad. Insomma, non è la fine del mondo non essere stato scelto tra i 256/262 ragazzi scelti al draft. Ogni team può raccontare di avere nel proprio roster qualcuno che ha scalato le gerarchie interne alla squadra arrivando dagli undrafted, e medialmente sono tutte belle storie. E poi ci sono alcuni players che scelti non sono stati e che, come dire, hanno spiegato football nella loro carriera tra i pro o sono entrati proprio nella storia. Per esempio il kicker che tanti calci ha piazzato tra i pali fino a vincere anche Super Bowl, Adam Vinatieri, durante i suoi 20 anni di carriera ha vinto 4 Super Bowl, detiene il record NFL per maggior numero di apparizioni, 5 al Super Bowl, e di titoli vinti, 4 per un kicker. Oltre che il record assoluto per la maggior numero di gare disputate nei playoffs, sempre per un kicker, con 30. Pronipote tra l'altro del musicista italiano Felice Vinatieri, che nel 1876 partecipò addirittura alla battaglia di Little Bighorn con il generale Custer come direttore della banda del Settimo Cavalleggeri. Vinatieri è stato soprannominato Mr. Clutch dalla stampa per la sua freddezza durante la carriera tra i pro, anche Automatic Adam per la sua accuracy, Heisman per la sua calma sotto pressione, e ha trasformato, se vogliamo, diversi dei field goal più cruciali nella storia della Lega, inclusi quello del pareggio e della vittoria in mezzo alla bufera di neve nella famigerata Attack Rule Game, e poi quelli, diciamo, dei Super Bowl, non male, no? Arrivando dagli undrafted. Ricordiamo che nel 1995 decide di andare a giocare nella NFL Europe con gli Amsterdam Admirals ed è lì che viene notato dai Patriots, il resto poi è storia. L'elenco però è lungo e comprende nomi che evocano sensazioni profonde: Wesley Welker, detto Wes, ricevitore talentuosissimo che nel 2004 non viene scelto in alcun round, poi inserito nel roster dai Chargers e ora allenatore dei ricevitori dei Dolphins, ma prima anche dei Niners, il numero 83 che da giocatore aveva caratterizzato, se vogliamo, anche i play call offensivi dei Dolphins, soprattutto dei Patriots, dei Broncos, prima di chiudere la carriera nel 2015 ai Rams, 5 volte Pro Bowler, più volte inserito nel First Time All Pro. E poi John Randall, per 14 stagioni defensive tackle dei Vikings e a fine carriera anche dei Seahawks. Arrivato letteralmente dal nulla e dalla povertà nel 1990, per una carriera poi conclusasi dopo 14 stagioni e sublimata con un boost addirittura a Canton come Hall of Famer. La grande rivalità con Brett Favre in quegli anni, un giocatore maledettamente cattivo in campo ma tanto efficace. Al suo prime era infermabile. Quando si è ritirato deteneva il secondo record per sack fatti per un defensive tackle dopo la leggenda Alan Page. Questo per dire quanta strada può fare anche un undrafted, quando tutti gli scout NFL non si accorgono di avere un diamante sotto gli occhi. Capita, non è un dramma, fa parte delle cose della vita. Un altro kicker è undrafted, Justin Tucker, e che kicker! James Harrison anche, linebacker, che viene scovato dagli Steelers dopo il draft 2002, dei quali poi Steelers è diventato anche il primatista per sack in carriera. 2 anelli con Pittsburgh, che ha anche la curiosità di essere entrato nella storia per essere l'unico undrafted capace di vincere il premio di Defensive Player of the Year. E poi Antonio Gates, recordman ancora oggi da tight end, ripeto, da tight end per touchdown ricevuti e yards ricevute nella storia dei Chargers. Shaquille Barrett, altro linebacker, questo in tempi recenti, capace di vincere 2 Super Bowl, uno ai Broncos e poi uno anche ai Buccaneers. E via via, negli anni e nei ricordi, da Jason Peters agli attuali JC Jackson o Austin Ekeler, gente che sa perfettamente stare in campo tra i pro, nel caso di Ekeler anche forse eccessivamente sottovalutato da tutti. E poi lui, il re delle analisi tecniche nella sua seconda vita da commentatore, Antonio Ramiro Romo, per tutti naturalmente Tony Romo, un'intera carriera ai Cowboys, prima di cedere il trono a Dak Prescott, con una carriera tutta particolare, undrafted e riscelto da Dallas al draft 2003, 2 stagioni badate bene come holder ai Cowboys e poi lanciato in campo a sostituire Drew Bledsoe, che a sua volta concludeva la carriera ai Cowboys dopo l'infortunio ai Patriots, che gli era costato il posto in favore di Tom Brady. Detiene il record di franchigia per TD pass, per numero di gare giocate sopra le 300 yards lanciate, di partite con 3 o più
di pass, 4 selezioni al Pro Bowl. Di lui ci ricordiamo pregi e difetti come ogni QB, e dove stia nelle classifiche dei quarterback è esercizio che a noi non interessa. Era un undrafted, ha guidato la franchigia per ben 13 anni. E poi, come detto prima, un'altrettanto se non portentosa carriera da commentatore. Insomma, i nomi sono tanti e ognuno di noi può tirar fuori dal cilindro chi vuole. Tuttavia, emerge con estrema evidenza che se c'è un giocatore che può essere veramente preso come un esempio di come si possa arrivare ad altissimi livelli senza passare dalle scelte di general manager più o meno consapevoli, ecco spuntare fuori forse il nome più importante di tutti. Kurt Warner, che fin dal suo arrivo in NFL dimostra come sia totalizzante il suo gioco. Dal nulla spunta un player in grado di accentrare interessi attraverso il carisma e l'impegno. Tra l'altro capace di catalizzare anche in tempi recenti l'attenzione mediatica grazie al film di Andrew e John Orwin Non mollare mai, in originale American Underdog, che forse anzi sicuramente rende meglio l'effetto. Non mollare mai è la storia, che se vogliamo anche stimolante, di questo giocatore che negli anni ha superato sfide cadute fino a diventare 2 volte MVP del campionato, vincendo un Super Bowl, arrivando anche a essere un Hall of Famer. Talmente attraente da catalizzare l'attenzione anche alle nostre latitudini di Massimo Foglio, che parla di questo player in Adult Classic, seconda stagione, episodio 18, e alla cui puntata ovviamente rimando. I numeri fanno spavento, si pensi che chiude la carriera detenendo il 7° passer rating di tutti i tempi, la 3ª più alta percentuale di completi, 65% in 15 anni, diciamo di svariati lanci. Anche egli passato per la NFL Europe e prima ancora nell'Arena Football League, storica lega di football a 8, attiva tra il 1987 e il 2008. Lascio ad altri il racconto di cosa sia stato Warner. È argomento troppo profondo da essere liquidato in poche righe, ma il fatto di essere arrivato dagli undrafted comunque fa riflettere, fa pensare, fa dire che spesso la strada per arrivare alla meta passa da tante cose e a volte non è chiara davanti a te, a volte non prende la piega che hai pensato ed emerge con estrema chiarezza che tante volte il percorso che devi fare nella vita e nello sport sia lì davanti a te, è solo che molto spesso non ha la forma alla quale avevi pensato.